Benvenuti in questo nuovo vlog al mare. Questo vlog è un po' particolare. Andiamo sulla nave. Bravissimo, facciamo una crociera, una piccola crocerina. No, noi ritorniamo a Torino. No, andiamo a fare una crocerina nell'arcipelago della Maddalena. Quindi giriamo un po' delle isole, tra cui appunto la Maddalena. Io ne so, Maddalena, Spargi, isola Santa Maria mi pare. Comunque diamo delle isole che le quali non si possono raggiungere con la macchina. Comunque si possono raggiungere solamente facendo questa crociera. E quindi oggi andiamo. Anche però con l'aereo. Non so, forse no, solo con questa crociera. Quindi naturalmente vi portiamo con noi, ragazzi. Se andiamo. Andiamo. Che oggi è diretta per voi all'arcipelago di La Maddalena. Alcune informazioni di carattere generale. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi all'equipaggio o qui in cabina dal comandante. Siamo all'isola Santa Maria, è bellissimo.
Ragazzi, cioè, prima ci siamo fermati a un baio Budelli. A Budelli, però abbiamo... non si è potuti scendere perché già dal 92 non si può scendere a fare il bagno. Vabbè, perché la gente prendeva la sabbia. Sabbia, cioè, ci sono stati dei problemi. Invece poi siamo venuti qua, comunque lì è stato bellissimo. Magari mi hanno messo prima delle foto. Abbiamo fatto le foto, i video anche qua e le foto. Bravissimo, adesso possiamo fare il bagno. Andiamo? Non ho mai visto una foto così. Mamma mia. Pippo, sei pronto? Arrivati alla Maddalena. Bellissima, adesso visitiamo tutto il centro storico. Al centro storico io sono in alto e sono pronto per fare 550 foto. Sì, infatti. E comunque niente, vediamo un po' questa bellissima città. E Pippo? Sì, poi anzi, isola. Ma poi più là ci sono anche i fenicotteri. Vediamo, vediamo. Andiamo! Thank you.
first of Spagi. Ragazzi, siamo arrivati su un'altra isola, ovvero Spargi, vero Pippo, si chiama proprio così, e in particolare in una caletta che si chiama Cala Corsara. Adesso lo facciamo vedere. Pippo, com'è? Da spaventa. Cioè, forse questa è ancora più bella di Santa Maria, però c'è, ragazzi, cioè, mai vista una cosa del genere. E tu, Pippo? Andiamo a fare un bel bagnetto? Ragazzi, anche questo vlog si conclude a casa, però Pippo, siamo appena tornati a casa, siamo un pochino stanchi. Ehi Pippo, perché comunque è stato un bel giro, siamo stati via dalle 9 e un quarto. Bravissimo, fino alle 5 del pomeriggio, quindi... No, 5 e 12. Ah. 5 e 12. Ok, precisissimo Pippo, quindi un bel po'. Però ragazzi, veramente è stato bellissimo. Se venite anche voi in Sardegna, e in particolare nella parte nord, perché dal sud farsi questo giro è un po' difficile, comunque dalla parte nord dovete, cioè, fare questa, ragazzi, piccola crociera, è bellissima. Nella piccola crociera a un certo punto l'acqua è impazzita. Boie. E avete una cosa, niente, facciamo finta che noi eravamo qua. E ha fatto così, al finestrino ci è venuta tutta l'acqua. L'acqua addosso ci ha bagnati, perché... Guardate la maglia di Tina, inquadrati. Tutta bagnata, la maglia. Per forza. E infatti alle 5 si dice che il mare è un po' incavolato, un po' arrabbiato, e quindi c'erano tutte le onde, noi, cioè, sulle onde avevamo avuto un po' di paura. In verità si diceva la paolaccia, però noi non la diciamo. Bravissimo. Comunque ragazzi, abbiamo fatto un bel giro, come avete visto, abbiamo visitato veramente queste isole magnifiche. Allora, non si ve le dico, visitare. Budelli. La prima, Budelli, dove non si poteva scendere. Budelli, Maia, Santa Maria, dove ci hanno fatto un servizio fotografico, ragazzi, e abbiamo anche le foto, sono bellissime. Ragazzi, magari vi facciamo un video dove ve le facciamo. No, vabbè, è solo un video per quello. Comunque, magari vi mettiamo come miniatura una di quelle. Comunque, veramente è stato bellissimo. Poi dopo Santa Maria siamo andate nelle piscine naturali a fare pranzo, che avete visto, abbiamo mangiato le penne ai gamberoni e cozze. Buonissimi. Non è vero, lei non ha mangiato niente. E io ho mangiato poco, sì, perché c'era un po' la nave che faceva su e giù, non riuscivo tanto a mangiare. Io invece ho mangiato tanto. Sì, lui, come sempre. Ragazzi, poi mamma andati... mia, il piatto di Tina era così. Quando avevo mangiato poco. Sì, infatti, non ho mangiato moltissimo. Però era buonissimo, solamente che c'era la nave che faceva su e giù, quindi non ce la facevo. E poi alla Maddalena... La Maddalena nel centro storico, bellissimo. Abbiamo fatto 550 foto e poi siamo andati a prenderci la granita. Bravissimo, la granita, che forse avete anche visto. Io la menta, e tu Pippo? Limone, buonissima. E poi dopo la Maddalena siamo andati... Ragazzi, vi voglio dire questa, Tina, quando avevo sopra la nave, mi aveva detto, ma mettici il tè alla pesca, così almeno diventava più buona. Ci ho aggiunto il tè alla pesca alla granita. Che si scioglieva, proprio l'ho messo, ho fatto tè, pesca, limone. Sì, proprio tutto. E poi l'ultima è stata l'isola di Spargi, ragazzi, è bellissima. In particolare noi siamo andati perché ci sono varie calette in nella cala, aspettate. Dolso. No. Corsara, cala Corsara, ecco. Però ce n'erano anche altre, ma
bellissimo. Comunque ragazzi, è stato un giretto bellissimo, vi abbiamo portato con noi, speriamo di avervi fatto compagnia, di che vi sia piaciuto questo nostro giretto, adesso le zone che vi abbiamo fatto vedere. Adesso ci andiamo a fare la doccia, perché guardate, capelli poi col ragazzi, vento che io c'era. Sono molto pulito, perché non ho nemmeno un tampone, nemmeno un chicco di sabbia e però ho tutto il sale. Ah, ok, sì, quindi anche tu Pippo devi fare la doccia. Comunque, prima di salutarvi voglio salutare alcuni di voi. Aspettate che prendo l'altro telefono. Spaccata la caviglia! No, vieni qua. Allora, il primo che voglio salutare è Luca Leonardi, un ragazzo fantastico che ci scrive sempre, guarda sempre tutti i nostri video, sa tantissime cose, vuol dire, appunto, ci dimostra che ci conosce, ci conosce da quando avevamo 0 iscritti. Infatti. Quindi grazie a te Luca Leonardi per seguirci così tantissimo, così tanto. Ma poi salutiamo. Aspetta Pippo. Allora, salutiamo Sara Iacolino. Iacolla. Poi Polino. Vediamo un po'. Ok, una dedica di Chiara Chiaretta che c'è scritto: siete fantastici come sempre, d'altronde. Tina sei bellissima e un'ottima sorella maggiore. Hashtag Pippo Fortunato. Pippo, tu anche sei carinissimo e divertentissimo. Anche Tina è fortunata ad avere un fratellino così. Siete tutti e due divertentissimi. Siete i miei youtuber preferiti. Potete per favore leggere la dedica su YouTube, per favore? Certo. Ragazzi, grazie mille. Una non ha detto che sono modello. Sì, hashtag Chiara, Chiara brava. Sì, brava. No, non ho detto che Pippo è monello. Grazie. Anche se lo è. Vabbè. E poi salutiamo Desiree Francè. Bacioni. Ok. Francè, ragazzi, vi mandiamo un bacio enorme e un abbraccio fortissimo. E quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Guardate un scherzo sul canale. Così faremo? Dai. Per una volta te l'ho data la parola. Così faremo tanti altri video. Condividete questo video con i vostri amici e lasciate commenti. Extra. Bomba! Sì ragazzi, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre, vi ringraziamo tantissimo. Mi raccomando, cliccate sulla campanella se ancora non l'avete fatto. E quindi saluti da Tina e... Tipo io c'ho il vostro...